problemi al bar. No, fatto Punto qua. di ristoro. No, tanto no, dopo bisogna attendere. Ho fatto l'intervento, ma Che intervento ha fatto lei? non è piccolo, no, ma i picchiati, insomma, sempre le salte qua, Quando l'ha fatto stamattina? L'ha stamattina, sono fatto un'anestesia locale, locale, perfetto. ora dovrei andare, Oggi si dovrebbe dovrei, stringersi. sapete che all'inizio cioè deve andare ancora in funzione come si deve, Come struttura. come struttura, ma Speriamo fino adesso. che non diventa vecchio prima di inaugurarlo. Una delle cose che mi hanno detto le prime persone che sono state ricoverate qui Sì. sabato, domenica, venerdì, è stata che hanno paura della possibilità che le persone la vandalizzino e lo distruggano, perché poi ovviamente questo lo dobbiamo difendere noi Sì, come ospedale. ma si vede già. La cosa tanto di la chiamo come igiene, no? Non lo so. Vengono, visto come ho fatto, si passa una pezzetta così, si chiude. Cioè, secondo lei dovrebbe essere... Come pulizia, diciamo, pure il bagno. Questa è una pecca. Decisamente. Una pecca dalle parti nostre, purtroppo, si va avanti così. Sa perché dico questo? Perché sono stato 6 anni a Pisa, mia moglie che è sofferente di tiroide, ma è morta, però, eh? C'è il professore Pichero. Sono stato sia a San Daiate sia a Cisalento. Gli ospedali sono pulite, se viene da qua. Durante la giornata stanno sempre quelli a pulire, a fare i servizi civici. Questi non mai usato la scuola, come siamo andati al Signore. Dobbiamo migliorare le. Allora, su questo sono d'accordo e dico la verità. La prima persona mi ha detto che la sua più grande preoccupazione è che la gente possa Esatto. sfasciare o L'ho degradare questo. detto Io invece sono diventerà convinto vecchio che prima questo di non iniziare. avviene, a prescindere da quest'atto analogo che abbiamo trovato in circolazione. Però vedo che la gente quando entra c'entra veramente con gioco. È una bella struttura, quindi quando tu entri in una struttura nuova è probabile che un attimo ti rispetti Uno si tutto ciò. comporta Che noi pensavo quando abbiamo aperto 2 anni, 1 anno e mezzo fa che aprivo con il mio poliambulatorio, qui proprio di fronte, i ragazzini si arrampicavano sui cristalli. Presi per mano, portati all'interno, siamo messi, è successo proprio con me, che disse, ragazzi, vedete, questo è vostro, l'ospedale è vostro, non è vostro, mio, suo, è di tutti quanti noi. Quindi se ce lo sappiamo tenere, lo terremo. I ragazzini non sono mai più Ci venuti a credo, è giocare giusto. su quei vetri, perché quelli effettivamente si divertivano, lanciavano le pietre, non l'hanno mai più fatto. Hai domandato, giusto, il salo, c'è tutto. L'ospedale del Mare continua a compiere significativi passi in avanti, che seguitano ad avvicinare il polo ospedaliero sorto nel cuore della periferia orientale di Napoli verso l'apertura definitiva che vedrà tutti i reparti operativi e completamente funzionanti. Traguardo d'arrivo previsto per il 30 dicembre 2017. Dopo i primi ricoveri avvenuti lo scorso venerdì 30 giugno, lunedì 3 luglio, è stata ufficialmente inaugurata la sala operatoria. 14 interventi realizzati in Desargeri, quindi con le dimissioni del paziente in meno di 24 ore, ernie, varici, piccoli ma delicati interventi chirurgici realizzati prettamente da giovani medici. La prima ad impugnare il bisturi è stata una donna giovane e promettente che ha poi ceduto il posto ai colleghi provenienti da diverse regioni italiane e persino europee. A testimonianza del prestigio che il nosocomio si appresta a conquistare e ancor più della qualità che si intende raggiungere. Un passaggio del testimone concreto e prolifero in termini di continuità che vede diversi baluardi della medicina partenopea fiancheggiare giovani e preparati camici verdi, concorrendo così a portare in sala operatoria un ponderato e prezioso bilanciamento di competenze in un armonioso mix in cui freschezza ed esperienza rappresentano il punto di forza preponderante del nuovo modo di concepire la sanità in Campania, perché l'ospedale del Mare vuole essere il punto di ripartenza sul quale fa leva il sistema sanitario campano per risollevare le proprie sorti. E in effetti, passeggiando per le stanze che accolgono i primi pazienti, è tangibile il desiderio di riscatto che contraddistingue lo stato d'animo del personale medico-sanitario e degli utenti.
Le premesse affinché questo intento sia perseguito ci sono tutte: attrezzature all'avanguardia, una cura meticolosa dei dettagli, come sottolineato dal cambio di colore degli interni, quale tratto distintivo di ogni reparto, ciascuno caratterizzato dal proprio colore, e soprattutto dalle costanti visite a sorpresa del consigliere regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità, Francesco Emilio Borrelli, e di Ciro Verdoliva, commissario ad acta dell'Ospedale del Mare, entrambi giunti anche stamani in visita al nosocomio per sincerarsi del corretto funzionamento delle sale operatorie e per dialogare con i pazienti ricoverati ed accoglierne feedback negativi e positivi. In un clima di grande entusiasmo e di concentrata professionalità ci hanno permesso di accedere nelle 3 sale operatorie inaugurate quest'oggi, mentre erano in corso i primi interventi. Un'emozione indescrivibile in virtù del tortuoso cammino che ha contraddistinto le varie e concitate fasi che hanno portato alla nascita del nosocomio e che in molte circostanze hanno concorso a tingere con i colori dell'Interc.